Ah, non mi sentivate? Rieccomi ragazzi. Ciao Peppe. E sei in tempo per Uncharted? Direi. Il titolo. Ah, giusto. Aspettate. Sistemiamo il titolo. Modalità difficile. Che categorie dovevo mettere? Eh? Prima partita. Partita alla cieca. Modalità bestemmia. Vabbè, così. Vedi se si è aggiornata. Ho perso 5 a 1. Ho perso con dignità nell'ultima gara. Sono felice di ciò. E adesso bestemmiamo male su Uncharted, ovviamente. Se, non so se Bendicor ci sta ancora. Sì, ci sta. Ciao, Bendicor. Ciao, Zerna, Holly. Sì, comunque. Ok, siamo pronti a bestemmiare. Andiamo. Comunque, se non ce la faccio stasera, penso che me la faccio offline. Da questa parte, però se ci riesco invece saremo tutti quanti felici. Quindi chissà cosa accadrà stasera. Bendicor già se la ride. Devo riuscirci, dice Nuku. Ok, Nuku, perché l'hai detto tu, cercherò di riuscirci. Oddio, cosa sto spostando? Volevo spostare il gattino. Il gattino lo mettiamo qui, che dite? O qui? Davanti la chat, no, non ci sta bene, mettiamolo qua. Però poi non si legge quello che dice. Aspettate, lo rimpicciolisco e sposto la telecamera un po' più giù, così il gattino lo metto su. Intanto che carica, tanto, ecco qua. Così direi che va bene. Oh, Last Gamer, ciao, buonasera. Artyom, privyet. Gattino obeso, sì. Mi porta fortuna, vediamo. Ok, strategia sbagliata. Tutto bene, la screamer. Come faccio a colpirlo in testa? Secondo tentativo, ho ucciso il dannato corazzato. E ho capito, un attimo, un attimo. Aspetta. Fammi ragionare. Oh mamma. Aspettavo questo momento. Morirò, morirò. Cazzo, come devo fare una volta che l'ho ucciso? Vabbè, aspetta, aspetta. Ci sono riuscito una volta, ce la posso fare un'altra volta, aspetta. Almeno io abbiamo iniziato meglio dell'altra volta. Sì, lei, Elena! Rambo, levati!
Sto male, ragazzi, sono troppo aggasata stasera. Ah. Cazzo, cazzo! Oh, ma chi è questo? Fanculo. È impossibile, raga, una volta che c'è il corazzato è la fine. Ti accerchiano comunque da tutte le parti. Che cos'è tutta questa violenza? Ma per... Come fa a prendermi sta granata? Vabbè. Il gioco ha deciso che non ci devo più riuscire. Ok. Lento. Ma è lentissimo sto coso. Madò, vado proprio nel panico, ragazzi. No, secondo me devo andare dall'altra parte, ok. Dai, ce la posso fare, dai. Non dite così, ce la posso fare. Ma che cazzo, neanche il tempo, cioè neanche un secondo e mi ammazzano. Ma dov'è quel bastardo infame? Ma mi circondano da tutte le parti, ma come devo fare, ragazzi? Cioè, allora, una volta che ho ucciso il corazzato, come devo fare? Ok, vabbè.
ce la faccio. Ciao Terroncello, buonasera. Ciao Mary, buonasera anche a te. Allora. O muoio dopo 2 secondi, o non è... strage. Allora, Gigi, se io prendo l'arma del corazzato, hai capito quanto è lenta? È lentissima. Fanculo. È un altro corazzato quello, ecco perché. Porca. Biscia, la faccio fare a Fede. Federica sa quello che fa, certo. Grazie Vale per... Grazie per l'host. Buonasera. Ok, allora. Eccolo là il cecchino. Piango. Perché a volte la granata mi prende, a volte no. Mamma mia, che esaurimento.
Dio, Elena, che cosa ha creato? Una cazzata, cacchio. Quale bug? Non si può usare. Bendicor. Forse dovrei usarlo. Aspetta. Uccido prima il cecchino. Allora, vediamo. Cioè, il corazzato. Mamma mia. Guarda. Comunque è una... infamità questa parte. Allora. Chi è? Chi è stato, mo? No, questo non l'ho proprio visto, questo qua. Ma... Spirito Santo. Da qua sono venuti questi bastardi. Cosa sto creando, ragazzi? E vabbè.
Comunque bastano due bombe per levargli la, la cosa dalla fronte e poi colpirlo. Raga, ma voglio piangere, ma com'è possibile? Come si fa a fare questa parte? Vabbè, allora. Niente, sono proprio negata in questi giochi, ragazzi. Allora. Niente, il cecchino è... Sì, mi sto triggerando. Grazie per l'host, Delphi.
Ciao Delphi, buonasera, grazie per l'host. Come stai? Tutto bene? Sto morendo male contro il corazzato, però almeno sto riuscendo a ucciderlo. C'è qualcosa? Pure mi ammazza. Lo sapevo. E niente. No, vabbè. Ammazzami. Grazie. Allora, aspetta. Troppo di fretta sto andando. Allora. Ragazzi, è scomparso, avete visto? Incredibile. Vabbè, sì, come no. Bug. No, sto massimo fino alle 11, 11 e mezza. Cioè, allora, chi è che mi ha detto di prendere l'arma del corazzato? Come si fa a prendere l'arma del corazzato? Cioè, vedi quanto è lento. Vabbè. Ha capito? No, perché gli vado a dare i pugni, mannaggia a me. Non ce la faccio. Thank you.
Madonna, non ho più armi. Oh cazzo. Oddio, mo? E mo? Ce la faccio, raga. Questi cecchini. Se muoio adesso è la fine, raga. Dove stanno? Sto impazzendo, raga, sto impazzendo. Oh, madonna, ma... Lord, Carlino, grazie per il pizzo. Ora ho visto. Grazie. Sì, 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 Delphi. Però mi sa che sono quasi finiti i miei amici e non so dove sono. Dove cazzo stanno, mo, questi? Per niente mi ammazza. Ah. Dov'è? Dov'è? Scommetto. Santo cielo. Stai bene? Sì. Era un agguato. Ci aspettavano. Già. Ce l'ho fatta! Vediamo cosa non volevano che trovassimo. Mamma mia. Dai, però ci abbiamo messo solo 40 minuti. Visto, ce l'ho fatta. Un po' di perseveranza ci vuole nella vita. Ma questo è forte. Direi che questa me la posso tenere. Mamma mia, quanto ho bestemmiato. Salviamo un attimo perché... Vabbè, salvato. Ah, mamma mia, raga, ce l'ho fatta. Posso morire felice stasera. Allora. Chiamate, come si chiama, Lupo, e ditegli che ce l'ho fatta. Le voglio un cuoricino. Firmata da Avery. Davvero? Leggila. Ma meglio così, forse? Con la luce? Mentre il sole tramonta sul nostro glorioso paradiso, dobbiamo impegnarci a preservare le nostre ricchezze. Mamma mia, ragazzi. Più il traditore conosce i nostri segreti, dobbiamo agire in fretta. Ancora sto con l'adrenalina, capite? Ci siamo. Però alla fine ce l'abbiamo fatta. Il tesoro sulla mia nave attraverso... Tra l'altro, ragazzi... Cioè, veramente, raga,
È da pazzi, ti scende tutta l'adrenalina quando poi alla fine ce la fai. Non più di È tanto. tremendo. Tieni. 36%. D'amore ineluttabile, no, indistruttibile, tra Frank e me. Ciao Frank! Wow, Frank, cosa ti sei perso? Ti sei perso che ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta a superare quel punto infame. Miei fedeli sudditi, mentre il sole... Che è successo? Sento un alert. Non vedo cosa è successo. Mammy Six, Nammy Six, benvenuto o benvenuta. Me lo immagino, io pure ci misi parecchio. E vabbè, dai, sono soddisfatta di esserci riuscita adesso, perché sennò mi mettevo offline a farla e non l'avreste visto. Sono sempre qui, non me ne sono andata. Ma come? Lo so che sei qui, Frank. Intendevo l'amore ineluttabile che hai mandato verso di me. È un po' bassino, 36%. Comunque, miei fedeli sudditi, mentre il sole tramonta sul nostro glorioso paradiso, dobbiamo impegnarci a preservare le nostre ricchezze. A tal fine abbiamo eliminato gli elementi più deboli. Tiu il traditore conosce i nostri segreti. Dobbiamo agire in fretta, distruggere la diga, purificare New Devon e trasferire il tesoro sulla mia nave attraverso il passaggio. Lord Avery. Oh, Loris! Wow, ti sei perso il meglio, Loris. Ce l'ho fatta a quel punto. Sono riuscita a farlo. Poi te lo faccio vedere. Te lo faccio vedere domani, quando carico la live su YouTube. Sono tutti felici, non potete immaginare la mia gioia. Andiamo avanti. Troviamo quel passaggio. Grazie Loris, però contro Jason ho perso. Dormi, finiscono qui. Allora, Ok, quindi una dove sono pelliccia di andati? tigre. Pirati fantasma. Guardiamo Ah, giù. poveretta, mannaggia. È incredibile. Che c'è? Cosa hai trovato? È una copia dell'ordine di cattura britannico di Avery. Sembra fosse fiero di essere l'uomo più ricercato del mondo. E beh, giustamente, è un pirata. Ah, raga, ma io mi sono dimenticata di mettervi gli alert. Ci voleva un bel lei, potete farmelo adesso, aspettate. Secondo solo. Vediamo se riusciamo a farlo questo key. Eh no, aspetta, si sta accendendo Loris. Te lo dico quando puoi farlo. Solo le Giusto. TNT odi. L'ha perduto. Sì, di proposito, qualunque Ok, cosa stiamo ragazzi. cercando deve essere qui da qualche Potete parte. farlo, vai. Fai Danny, fai Danny. Questa strada dobbiamo No, andare. lei. Questa è lei della vittoria. Ci sta tutto, tutto ci sta. Sì, è vero, Lord. Poi ci giochiamo insieme. Appena un po' di tempo che finiscono i tornei. Che felicità. Il primo Hei da Narumi. È il primo? Non l'avevi mai visto, Delphi? È un giorno storico. Nuku perché lui è abbonato. Perché soltanto gli abbonati lo possono fare. Invece tu puoi fare Danny, fai punto esclamativo Danny. Così Ma dov'è senti il nostro l'abbonamento? Danny che dice Sei cose. un corrotto. Buona fortuna, dai! No. Ecco qua, esatto. Allora, ok, un po' di concentrazione adesso, così vediamo di non perdere un'ora per fare il Nate. Sì, perfetto, noto di qualcosa? Harasho! Credo di sì.
Basta che non li fate durante i filmati, perché quelli li voglio vedere. Va bene, Dicor. Che tristezza, però questa cosa mi mette ansia. La lettera diceva che Avery voleva trasferire il tesoro sulla nave. Già. Pensi che il tesoro sia ancora sull'isola? Penso che non abbia più importanza. Madonna mia. Andiamo. No, Bendicor. Se me lo dici mi viene l'ansia così. Sì. Oh, Avery si era costruito una grotta antipanico. Mi chiedo dove porti. Stiamo per scoprirlo. Raga, mi avete fatto talmente avere la tensione alta che già sono saltata praticamente. Oh, mamma mia. Pensavi di finirlo? No, quando mai? Sono ancora tipo 22 capitoli sono, no? Quindi siamo al 19. Ci vorrà ancora forse qualche live ci vuole. Com'è come si mette? Com'è non trovi la categoria, Joseph? Devi cercare Crash. Uè, Noemi, ciao. Ragazzi, ma era questo che doveva farmi saltare, perché già sono saltata. Se c'è altro penso che infarto praticamente. Comunque, Joseph, dipende se streami da PlayStation o da OBS. Ma allora, questo mi ricorda il primo Uncharted. Madonna, ma arrivano i mostri. Ti prego, no? Guarda, braccia recenti. Sono passati di... Ci mancava la maschera, Noemi, eccola. Sì, il problema è che se vedo sul canale CTR non mi trovo la live. Vabbè, ma ce ne saranno tanti per questo, Joseph. Comunque, casomai, scrivimi su Telegram e quando fai la live ti aiuto eventualmente. Devo mettere la maschera perché Noemi ha riscattato la maschera. Non sei a niente. Chiudono un po' prima. Ah, buonasera Peppe, grazie per essere stato con noi. No, non li ho visti, Delphi, perché stavo andando a prendermi un caffè con Gigi proprio in quel momento. Chi impronte? Procediamo con cautela. Vediamo un po'. 5 minuti a partire da adesso. Da adesso. Ah, ok. Già mi era partita l'ansia. Marò... Non ti spegnere, eh? Allora. No, vabbè, io soffro di claustrofobia. Non va bene questa cosa. Allora. Che cos'è? Oh, ti prego, fai che non mi vengono i jumpscare qui. Solo un imbecille la userebbe qui sotto. Sì, non sono molto svegli. Aspetta. Una specie di trappola mortale. Sì. Brava Eclipse. Riusciti a superarla. Come vedi, quel punto l'ho superato. Ah, proprio Geronimo Stilton. Vabbè, allora, beh, che dobbiamo fare? No, vabbè. Ok. Quindi esplodo. Gigi! Sono saltata più per il Gigi. No, vabbè. Teo, ciao. Va bene, Eclipse, non ti preoccupare, grazie per il lurchino. No, Naru. Naru. Pensavo fosse Naru. Arrivata Luli. Oddio mio, che devo fare, madonna. Ma non posso sparare. No, vabbè, non devo sparare, no? Allora, un passo. Ok, questa non esplode. Questa non esplode. Sarei più tranquilla se non scricchiolassero così tanto. Questa esplode?
Sì. Cerca solo di non allontanarmi. Questa mi sa che esplode. Ma devo seguire le macchie. Vabbè, è facile. La mia unica preoccupazione è non ok, allora. Quindi devo praticamente seguire questo percorso. Vabbè, tutto a posto. Pensavo fosse più difficile. Ok. E andata. Buonasera, tizio di cui non leggerò il nome. Elena, guarda, le tracce si fermano qui. Deve buonasera, comunque. Dopo il loro passaggio. Nella storia muore. Che ti dicendo, Eclipse? D'altronde è la fine di un ladro, esatto. Ma come sono un frutto. E beh. Allora, vediamo un po' da questa parte. È tutto chiuso. Che devo fare? Allora. Vediamo qui su. Forse si arrampica. No, non si arrampica qua. Qua sotto non c'è niente. Ah, lassù, ok. Non puoi farmi una... Non puoi farmi salire lì? Ovviamente no. Non posso neanche fare salire te? Scusa, allora. Fammi capire, eh. Ah, qua ci sta una cosa. Ehi, basterà togliere di mezzo questo. Tutto tranquillo. Alla fine muore? Alla fine muore? Lo scopriremo. Cerchiamo un'altra strada. Seguiamo le macchie. No, non mi lasciare proprio ora. No, vabbè, si è spinta. Merda. Forza. Vaffanculo, lo sapevo. Ma trovo un... Ma trovo un mostro! Cendino di fiamme. Sì, ottima idea. Andiamo. Dai, dai. Lo sapevo, me l'aspettavo. Per tutto il viaggio in barca. Basta. Tranquillo. Ho dei fiammiferi. Davvero? Ovvio. Che boh, ma non lo so, ma questo è cretino. Oh madonna mia. Oh, scusa. Un attimo. La mia testa. Ciao. Di qua. Ma di qua dove? Oh, inciampato. No, vabbè. Ah, ok, grazie. Fanculo. Allora. Vai, eh? Ce l'hai fatta? Grazie, dammi la torcia, per favore. Grazie, sei stata previdente. Uno dei due deve essere. Questo mi ricorda Tomb Raider. Ok. Fai luce, dannata Elena. Ok, sono passati 5 minuti. Noemi, maledetta. Sì, è vero. Possiamo togliere la maschera fino a che qualcun altro non lo riscatterà. E mo? Beh, lo sapevo. Ehi, promette bene. Se ti spingo? Sì. Andiamo. Ok, forza, dai. Ok, vieni su. Forzuta la creatura. Grazie. Madonna. Occhio alla testa. Grazie. Sì. Che cosa brutta queste parti nei giochi. Da qui non si passa. Ma va. Allora. Attenzione. C'è un salto. Wow. Ah, ti tieni i punti per cosa, Bendicor? Inquietante. Le mani che mi derubano.
Era pazzo, perché come può piacerti questo posto? Dai, dimmi tu cosa ci troveresti mai di carino. Sono persa. E qua sono caduta. Ah sì? Va bene, Bendicor. Pensaci, pensaci, mi fa piacere. Ci sta già Wolfino che mi ha riscattato di BD, ma non so quando potremo farlo perché sta avendo problemi. Ehi, guarda, a Avery avanzavano dalle gabbie. Kebe. Cosa? Si chiamavano Kebe. Kebe. Sì. Odio, ma sapientina, la sapientina. E Leviosa, non Leviosa. Elena Hermione, praticamente. E questa cos'è? Una mummia. Dove la vede? Mamma mia. E quali sono qualche i vocali che non... Che cazzo è? Cadere sotto questa cosa. Sì, più o meno. Che cos'era? Una trappola. Avery non voleva proprio nessun intruso qua sotto. Ok, sta attenta. Io? Sei tu che ci sei salito sopra. Ok, starò attento. Madonna mia. Merda. Ma il pollo dance non funziona, ragazzi. Riesco a tenere le distanze. Oh! Fatemi controllare. Forse ho dimenticato di mettere il pollo dance. E vabbè, ragazzi, ricordatemelo domani che me lo metto. Lo metto. L'ansia è in volto. E certo, qua faccio la fine proprio di un arrosto. Lo sapevo. Come si fa? Sono scarsa. Allora aspetta, quindi devo fare di fretta. Ma mi prendono comunque, come si fa? Stai bene? Non posso neanche correre. Preferisco tenere. Poi Elena è indistruttibile, sei detto di messa, sai? Ma com'è tutto così sto capitolo? Esplosioni di prima. Madonna, non sapevano più che inventarsi. E mo? Nate, ho trovato una scorciatoia. Ma sì? Mi piace essere ottimista. Oh, d'accordo. Santo cielo. Oddio, ok, allora. Madonna, che brutto capitolo. Uno peggiore non lo potevano fare. Voglio uscire di qui, non me ne frega niente, voglio solo uscire di qui. Subito, subito. E sono. Madonna, come ho fatto a sopravvivere? Ma non ha senso. No, avete fatto la clip, lo sapevo, aspetta, fatemela guardare. La fine è proprio di un arrosto. Lo sapevo. Come si fa? Sono scarsa. E vabbè. Grazie Eclipse. Allora. Umaro. No! No! Lo sapevo, dovevo morire, insomma. Pure il jumpscare. Ma io non capisco, cioè, che senso hanno? Allora. Non credo faccia bene respirare questa roba. Non so dove devo andare, allora. Aspetta, aspetta. Bene, bene. È peccato non avere tappi per le orecchie. Sto urlando. Chi è che sta per esplodere? No, niente, è lei che scende. Nate, attento. Sì. Grazie per avermelo detto. Ha scelto lo stile egizio. Peccato. Ricordo che c'è da battere Elena. Vere, fatti ricerca, vai, faccio anch'io.
Vediamo se capita Elena. Oh, Roberto! Sì, lo abbiamo trovato, raga. Abbiamo vinto, velo e scarso. Ciao, Red Essence. Sportiveggente, devo essere. Ciao, Roberto, come stai? Ragazzi, fategli uno sciottino a Roberto. Che cosa hai portato di bello? Ah, just chatting stavi facendo. Di cosa avete chiacchierato? Ma si è buggato? Abbiamo ritrovato la pista. Si è buggato sto coso? La scatola in vista? Ci sono abituata. Era una frecciatina su di me? No, calma. Calma. Odio questo capitolo, ma proprio con tutto il cuore. I nostri amici devono essersi distratti. Ma va? Nessuna traccia di Sam. Come stai, Rube? Che ti dicevo, cosa hai portato in just chatting? Grazie Sora, grazie. Beh, mi hanno colto la sprovvista, dai. Qua neanche il tempo di... Allora, solo bombe, ragazzi, solo bombe. Delle armi sbagliate comunque. Allora, sono stupida. Ho preso un trofeo. Due colpi questo, ma è... L'arma migliore. Il Condor. Ok, aspetta. Non so che armi sono. Aspetta. Ci sta qualche altra arma primaria? Para. Bomba. Ok, tutto a posto. Scusate, solo. Wolfino! Questo l'ho detto prima. Quando lo vogliamo fare, DVD? Io ci sono martedì e mercoledì. Poi giovedì c'ho un torneo, quindi non ci sto. Però, se vuoi, lo possiamo fare domani. Io tanto lo... Guarda. Cioè, io l'ho scaricato. Sta qua. Eccolo. Quindi quando vuoi... No, non voglio avviare il gioco, aspetta.
Vabbè, comunque mi vogliono far usare il Condor praticamente, bellissimo. Infatti c'ha le munizioni, usiamo quelle. Ci sta qualche altra munizione del Condor? Ecco, esatto. Vabbè. Quello lì che usavo prima, Copperhead era questo. Io non le so le armi, mannaggia la miseria. Proviamo questo. Allora, questo che cos'è? Vabbè, una vale l'altra, vediamo un po'. Vabbè, fatti premiare, non mi premiano. Vabbè, comunque, ok. Mo' mica da capo. Ah, ok, grazie. Oddio, che cosa è successo? Da dietro questo, ma come mi ha... quando passa? Quando arriva questo qua? Non lo vedo proprio. GG. Ah, stupida! Perché volevo far... Vabbè, ho trovato la strategia, aspettate, lo faccio esplodere. Bastardo di merda. Bastardissimo. Fanculo, mi hanno preso. Ce la faccio. E questo voglio fare. Arrivamo quello là. Elena. (Ride)
cagare sotto Elena, ma... Vabbè, ok. Un pacchetto lupotto. Un'altra ricerca volete fare? Oh, vabbè. E mo... No, come si fa? No, vabbè, come si fa? Rip proprio qua. Rip, rip. Come faccio? Ma non posso tornare indietro. No, non va a tornare. No, no, no. Come si fa? Non si può fare, ragazzi, è impossibile. Allora. Ma come si fa, raga? Cioè, non si può. Due colpi, neanche il tempo, cioè... Ok, ci provo, Bendicor. Madonna, è impossibile. Aspetta, mi devo nascondere dietro la... E niente, ho sbagliato. Wow, è incredibile, raga, mamma mia. Allora, che palle. Di Avery. Andiamo a prendere quei razzi. Buona idea. Voto 10. Le buche che mi infamarono. Esatto. Oso immaginare il suo albero non di ho tempo. Parole. Non vedo intorno. Non ho parole veramente. Siamo allontanati dal percorso degli altri. Dai, cerchiamo di recuperare. Qui devono aver combattuto. Sì, i pirati di Tiu e quelli di Avery. Io mando armi, praticamente. Se mi arriva qualche altro nemico, è la fine. Scusa. Ho capito. Wolfie, ma senti, non ti preoccupare. Cioè, se c'hai problemi, io tanto lì sta il tuo riscatto premio. Quando poi sta un po' meglio la situazione... Non è un problema. Me lo devi soltanto dire un po' in anticipo perché preparo le grafiche, capì? Qua tanti tizi che esplodono. Sembra una chiave. C'è una mano rugosissima. Comunque non ti preoccupare, Wolfie, tanto prima o poi lo faremo. Tenente Barton, in questo momento Avery sta preparando la fuga. Se gli permetteremo di salpare, svanirà nel nulla insieme al nostro tesoro. Questo passepartout aprirà le porte nei recessi del tunnel, ma state attento, tenente. Lui si aspetta di essere eseguito. Mentre voi setaccerete i tunnel insieme ai vostri uomini, io condurrò a valle un manipolo di alleati per provare a tagliargli la strada. Se Dio ci assicurerà la vittoria, domani al tramonto torneremo a essere pirati e veleggeremo verso i porti. Wow, veleggeremo verso i porti sconosciuti con il tesoro della stiva. Nella stiva. Il vento in poppa e la libertà di scegliere il nostro destino. Buona fortuna. Broccoli. Sì, metta a leggere, non ti piace?
retro ci sono morte tassi. Colga chi devi e la mettiamo una serratura. Oddio, questa cosa mi sa che è tragica. Oh, vabbè, vediamo cosa c'è. Finirà questo capitolo. Oh mamma. Madonna. No. Ah, una strage. Ma quindi? Aspetta. Provo dall'altra parte. Fa, ma io li posso colpire questi cosi? No, dai. Allora, aspetta. Ma ci sarà un modo? Cioè, tipo, questo è un percorso che devo seguire? Ma qual era quello lì? Ah, questo qui. Non è questo qua, vero? Un percorso che devo seguire? No, un indizio. Cioè... C'è un percorso. Aspetta, quindi forse di qui. Ah no, si torna indietro. Allora, quindi un momento, io posso farli esplodere così questi. Ma no, no, non esplodono in questa maniera. Oh mamma. Ma che problema c'hanno questi? Che io passo prima. Buona poi... fortuna! Dai! Ma che problema c'hanno? Questi non esplodono inizialmente. Vabbè, proviamo a farla di corsa. Oh, ma quello è un trabocchetto. Fai esplodere quelli iniziali. Vabbè, madonna, è un casino, raga. Allora, quindi. Sì, ma. Questo è vabbè, mi sa che forse è meglio staccare qui perché mi sa che è complicata questa. Allora, cioè, io mi avvicino a quello. Torna indietro quando arrivi al primo tizio che esplode. Proviamo. Fai come ti dico. Devi far partire e correre di cattiveria. Non ho capito, Bendicor. Allora, il tizio che esplode per primo è quando arrivo di là, vedi? No, non ti ho capito. Ma non può correre questo stronzo. Allora, va sempre così, piano piano, e va verso la morte. Allora, quindi, se io vado verso quello, no, che mi fa esplodere tutto, devi entrare nella grotta, quella grotta. Ok. Ma vedi che non mi fa entrare nella grotta? Vedi che non mi fa entrare nella grotta? Proviamo. Ma quella grotta o quella? Perché ce ne sono due di strade, una e un'altra. Ah, merda. Sto bene. Non so come, ma non è morto. Bene, tutto a posto. Quindi? Possibile che io mi avvicino a questi e esplodono quelli là dietro. Ok. Sì, sì, piano piano. Stai per esplodere, Questo tizio doveva essere paranoico.
come fa a sopravvivere? Io non lo so. Grazie. Non ha senso che lei sopravviva. Gigi, ce l'abbiamo fatta. Erano più inquietanti. Non ce la faccio più, voglio uscire da questa grotta. Ti darei un 3 su 10. Io dico. Finisce il capitolo quando esco dalla grotta, sì? Ah, grazie. Ok, una trappola mortale. Cioè, nessuna impronta. Vabbè, questa è la mappa. Aspetta, aspetta, aspetta. Qua c'è la mappa. Aspettate che gli faccio la foto perché mi scoccio di doverlo aprire ogni tanto. Aveva spiegato ai suoi uomini come superare le trappole. Ok, quindi quando ci sta la croce non devo andare verso destra. Con la nave in giù e con il teschio in basso a destra. Quindi con la nave devo andare, non devo andare su. Con il teschio devo andare in, non devo andare in basso a destra. Con la croce soltanto in alto a sinistra. Ok, vediamo se riesco a ricordarlo. Quindi, queste sono la croce. Quindi in basso non devo andare, in alto a destra, abbiamo detto. Col teschio... ecco qua, quindi devo andare lì. Non ho visto bene evidentemente qualcosa, vediamo. Aspettate. Allora, la croce è questa. E sta messa bene, quindi sono esplosivi 1, 2 e 3 sono esplosivi. Questo invece è il teschio. Il teschio al contrario, quindi questo non esplode. Aspetta, se è al contrario, quindi in pratica neanche questo esplode. Ok, poi quello che cacchio è il teschio? Il teschio quindi sopra non esplode. Ok, partiamo con il piede giusto. Ok. Seguimi. Poi qui che cos'è? La nave. La nave. Sempre, sotto la nave non esplode. Quindi qui. E qui. Tutte le poi. Questo è. Le croci. Scusa. Ma no, le croci sono tremende, no? Quella. Tutto bene. No, qua sono bloccata. Benvenuto GBQR. Spremi le meningi. Aspetta. Allora, il teschio, sopra il teschio non muori, quindi lì. Oh, ma non può saltare, ho saltato, porca miseria, ho saltato. Allora, ricominciamo. Allora, questi mi fanno esplodere. Qui non mi fa esplodere, e neanche qui. Poi, qui e qui non mi fa esplodere. Però qui mi fa esplodere. No, qui no, non mi fa esplodere. Quindi così. Qua sotto sono le croci, quindi no, mi fanno morire questi. No, però aspetta, sono al contrario le croci. Quindi questo non mi fa morire. Però quello sì, quello mi fa morire. Quello mi fa morire, quindi no. Di qua. Ok, ma ci sta la nave. La nave giù non mi fa morire. Le croci, questa non mi fa morire e quella sì. Quindi devo andare per forza di qua. Che la nave, fin qui è tutto ok. Mentre qui mi fa morire. Le croci invece in alto, qui vanno bene. Il teschio... Allora, il teschio è girato di così, quindi di così. Questo non mi dovrebbe far morire, penso. Ok. Ora, aspettate. Non riesco a fare al contrario. Il teschio è girato di così. Se vado dritta mi fa morire. Sì, quindi devo andare qua. Ok, quindi qua. Va bene, tutto a posto. Ecco, fatto. Alla faccia tua, Evelyn. Ce l'ho fatta. Sì, ce l'ho fatta, ragazzi. Un po' di ragionamento. Allora. Yeee, stiamo finendo il capitolo. Sono emozionata, speriamo. Gigi! Grazie. Ecco la
nostra vita. Finirà questo capitolo? Non ce la faccio più. Mio Dio, questi sono i resti degli uomini di Tew. Sì, proprio. Bene, bene. Bene, bene. Bravo, bravo, Bendicor. Se domani non ci sta Wolfino, domani facciamo sempre Uncharted, dai, così magari lo concludo. Prima o poi lo concludo. Mancano due capitoli. Serratura. Chiave. Ora corri. Se è una trappola. Non penso all'ultima, ma almeno un paio ancora. Perché se mi blocco in qualche punto, considera che mi blocco sicuramente da qualche parte. Sì. Ok. Mamma, che succede? No, Delf, io non l'ho mai finito questo gioco. Piccioncini. No, non lo. Sono in blind. Oh cazzo. Non è che avresti un coltello, vero? No. Ma quel tizio ha una spada. Ecco. Aiutami a farlo dondolare. Level up. Momento tragico. Buonasera. E dai. Prendilo, cazzo. Oh, non lo prende. Ah. Madonna, pure di fretta. E dai. Ciao, Wolfino, buonanotte. Fammi sapere se vuoi fare DVD, casomai, o domani o mercoledì, che ne dici? Meglio mercoledì, casomai, perché così domani mi viene voglia di finire Uncharted, se ci riesco. Comunque, Level Up, ciao, come stai? Grazie per il raid. Stavi facendo Firewatch? Bene, bene. Via, run! Run! Sai la cosa? Run! Da. Quel meme. Scappa! È esplosa Elena, sì. Ah no, sta avanti a me, come fa? Sono capace di morire pure in queste parti, allora vai. Mica mi è morta Elena. Sì, capitano Avery. Come ai vecchi tempi, eh? Elena? Elena? Ehi! Elena, andiamo! Elena! Ah, Marò. Il mio eroe. La palle. No! L'ha fatta... Non è una stronza. Oh, è una stronza. È combinate di molto peggio. Oddio, mi hai fatto venire un cazzo d'infarto. Oh. Anche a me, vaffanculo. Cosa? Mi sembra in forma. Lo sai che questo pareggia qualsiasi cosa io abbia combinato in passato? Sì, proprio tutto. No, neanche per sogno. Guarda, i fango ovunque. Datevi un bacino, porca miseria. Ah, e dai. Ti ha mai detto che hai uno strano concetto di romanticismo? Sì, qualcuno me l'aveva già fatto notare. Ah, piccolini. Hanno fatto pace, ragazzi. Un bel discorso. Ah. Birbanti. Quello deve essere sempre.
Ma nemmeno è finito il capitolo, no, ti prego. No, vabbè, raga, mi deve finire il capitolo. Ah, ok, Almeno gli è spari ci dicono finito. che è ancora vivo, Ventesimo per capitolo. ora. Senza via di fuga. No, basta. Continuo domani, raga. Perché adesso vado a vedermi un po' The Mentalist con Sai il che mi buon sa Gigi. mancherebbe? Se Gigi c'è, se no, continuo un altro po'. Tu sei pronto, Gigi? Allora. Sì, è bello The Mentalist, siamo alla quinta stagione e Gigi vuole sapere chi è Re John. Io invece lo so già. Allora, Gigi, tu sei pro vuoi che continuo ancora un po' oppure vuoi vederti la serie? Dimmi, dimmi. Intanto recupero la chat. Hanno annunciato il 5 per la 5. Ok. Suspense, che stronza. Esatto, mi ha fatto venire. Che cuccioli. Dice livello up. Esatto. Io vado a lavorare. Buonanotte, Delphi. Aspettate giusto un secondino per il raid, ragazzi. Vediamo chi c'è. E se volete spammare un addio lo potete fare, però aspettate. Perché? Volevo dirvi che domani ci vediamo sempre alle 9:30. Per chi vuole entrare nei vari social e in particolare su Telegram, nel gruppone, nella community, siete i benvenuti. E vi aggiorno sulla mia schedule. Adesso vediamo chi c'è, vi lascio da qualcuno del network, se c'è qualcuno del network, penso di sì. Allora. Ah, ci sta Black Star che sta facendo DBD, oppure Supermatte è del network, ragazzi, non mi ricordo mai chi è del network e chi no. Mi pare di sì. Eh sì. Però sta facendo Valorant che non mi piace. Oppure, vediamo, ci sta Robo Joker, non mi ricordo se è del network, mi pare di sì. Che non ci sono mai andata. Sì. E sta facendo un po' di just chatting. Ha una pietra in mano, ragazzi, voglio proprio vedere. Che cos'è? Sono curiosa. Andiamo da lui. Vediamo un pochino. Argorx, sì, però lo raido sempre ad Argorx. Andiamo da qualcun altro. Vediamo cos'è questa pietra. E andiamo con l'hashtag, un hashtag simpatico, vediamo. Oh, Argorx! Un hashtag Argorx is love. Ragazzi, vai. Andiamo con questo hashtag. Siamo pronti? Fatemi un addio. Io vi auguro buonanotte, ragazzi. E ci vediamo domani. Mua! Buonanotte, raga. Aspettate, faccio finire prima l'addio, ragazzi. Addio, addio, amici, addio. Noi ci dobbiamo lasciare. Faccio anche ruotare la telecamera così in maniera poetica. Ok, io non vedo l'ora di tornare. Voglia di tornare. Sta cantando anche lui a modo suo. Sta ballando. Che poetica, mi viene da vomitare. No, dai. Guardate, guardate. È bellissimo. Perché mi si sono buggati i comandi testuali. Giocare con voi. Ecco, anche lui fa il facepalm. Ciao raga, buonanotte. Ciao ciao.